Secondo me la squadra ha fatto bene anche il primo tempo. È una partita difficile oggi per tanti motivi, perché forse non eravamo sereni all'entrata in campo, però io credo che questo sia un campionato difficile, estenuante sotto tanti aspetti, fisico, mentale, poi in un periodo in cui giochi sempre hai poche possibilità di recuperare anche energie. Però secondo me la squadra ha reagito, ha fatto la partita giusta, ha avuto pazienza. Al primo tempo secondo me la squadra ha mosso bene la palla, forse per la mole di gioco che ha prodotto ha tirato poco in porta, però le occasioni abbiamo avute anche nel primo tempo e nel secondo tempo siamo partiti forte, l'abbiamo sbloccata, rimane il piccolo rimpianto di non riuscire a chiuderle prima per godersele un po' di più, però oggi era importante vincere, la squadra ha fatto con equilibrio, perché ha concesso poco, molto poco all'avversario, non abbiamo concesso ripartenze, e poi è normale che aver fatto gol quasi subito all'inizio del secondo tempo ci ha un po' sbloccati, liberati, non ci ha tolto l'ansia da gol, però io sono contento, i ragazzi hanno dato una risposta giusta, non è successo niente, il campionato va avanti, non sarebbe stata determinante comunque oggi anche se non avessimo vinto, non è determinante il risultato degli altri che io voglio fortemente che i ragazzi non guardino, e dobbiamo andare avanti per il nostro percorso. No, ma la vittoria mancava perché avevamo vinto a Torre del Greco, dove secondo me la squadra aveva fatto una partita di spirito, di sacrificio, e quindi è chiaro che quando perdi qui a Bari è come se ne avessi perse tre di fila, la verità è questa, e quindi adesso le partite contano di più perché ci sono meno margini di errori, perché c'è meno tempo eventualmente per recuperare, perché per un milione di motivi, perché siamo anche uomini e siamo persone che hanno un cuore e una testa che pensa, e quindi però secondo me la squadra ha reagito, come hai detto te, è entrata in campo tranquilla, ha giocato, l'ha fatto con secondo me qualità, nel primo tempo abbiamo sbagliato meno del solito, mi dispiace perché per tutto quello che, per quanto muoviamo la palla magari non riusciamo a tirare in porta tantissimo, però sapevamo che l'avversario è un avversario ostico, non gli abbiamo concesso ripartenze, questa è una cosa che mi fa piacere, abbiamo avuto pazienza e siamo riusciti a sbloccarla. Essere tranquilli non è semplice in questo momento del campionato, noi abbiamo provato ad esserlo, il ritiro ci ha ricompattato, io onestamente non credo che il ritiro faccia miracoli, però in questo caso ci ha fatto stare insieme, ci ha fatto recuperare energie, perché chi ha i figli non deve prenderli in braccio, magari si può stendere sul letto, e allora facciamo finta o facciamo per davvero che il ritiro sia servito. Sai, lui è un giocatore diverso dagli altri attaccanti, è un giocatore che magari ha più bisogno di spazio, che sicuramente ha margine di miglioramento anche nello stretto, e quindi lui deve essere lui non deve provare a fare quello che non è, lui deve essere lui, deve capire quali sono i suoi pregi e quali sono i suoi difetti. Lui nelle settimane precedenti era magari nelle partite precedenti era rammaricato perché magari aveva sbagliato qualcosa e quindi dispiaciuto, e io non voglio che lui si abbatta, io voglio che lui sia questo, quello che è, quello che ci ha dato oggi, mi fa piacere per lui, mi fa piacere perché ha dato una mano alla squadra. Se lo spirito è questo, l'allenatore dorme, se lo spirito è quello che ognuno pensa ai fatti propri, l'allenatore non dorme. Quanto tempo voi, non voi personalmente, ma molti non tanto tempo fa dicevano che togliere Maita da lì, che aveva fatto bene, sarebbe stato un pensiero, un problema, o secondo me Maiello è un giocatore forte che, ve l'ho detto l'altra volta, lui la prima partita che ha fatto nel Bari non conosceva nemmeno il nome dei suoi compagni, quindi è normale che ci voglia un po' di tempo, ha avuto un problema, è stato fuori, secondo me ci è mancato, come ci manca Ruben, come ci mancano tutti quelli che stanno fuori, però oggi ha dimostrato di essere un giocatore di personalità, di carattere, una guida per la squadra, e ha fatto una grande partita, ma come lui secondo me ci sono tanti che hanno fatto belle partite, una grande partita che magari voi non nominate, ma faccio l'esempio di Belli, che è uno che magari non gioca tantissimo, ha fatto una grande partita, Ricci, ma tanti oggi hanno fatto una grande partita, perché poi
aver concesso poco, aver creato, aver giocato, io ho visto tante cose positive stasera. Mi dispiace perché l'avrebbe meritato, perché un altro che è cresciuto molto nel primo tempo. Sì, ma al di là, sì, ma sai, poi abbiamo vinto, quindi ormai è andata, la sofferenza è passata, però lo avrebbe meritato lui per come ha fatto, per come è cresciuto, anche perché poi un gol così, soprattutto un gol così, aumenta l'autostima e se lo sarebbe meritato, però l'arbitro non l'ha visto. Pazienza, speriamo lo faccia la prossima. No, ma ora sta bene. La settimana scorsa la partita a Torre del Greco è stata una scelta un po' forzata, poi volevo dargli un altro turno di riposo perché ci eravamo allenati poco, non avevo la certezza che stessi bene, ma Terranova è un altro di quei giocatori che all'inizio dell'anno che tira la carretta, credo che abbia sempre fatto più del suo dovere, poi siamo uomini, siamo persone, a volte ci sta di commettere degli errori, a volte ci sta di fare una partita magari sottotono, però non mi fate sempre parlare dei singoli, secondo me oggi va lodata la squadra nel suo intero. Un'altra partita, il Foggia è imprevedibile. Noi conosciamo, forse lo conosce ancora più di me, mister Zeman, è uno che fa giocare le sue squadre, che possono fare magari 20 minuti di fuoco e poi possono fare 20 minuti sottotono. È un'altra partita, dobbiamo essere bravi a prepararla bene, come secondo me abbiamo preparato la partita della Turris. Noi abbiamo sempre considerato più o meno un casa in trasferta la stessa cosa, non siamo mai andati solo per difenderci o per portare via un punto, quindi il nostro pensiero sarà di preparare bene la partita e di provare a mettere altri punti in classifica anche a Foggia. Grazie.